Marcello Pacifico, l'anno scolastico è alle porte, cosa prevedete? Come inizierà quest'anno e come giudicate il protocollo Covid, anti-Covid realizzato alcuni giorni fa, prodotto, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità? Ma una soluzione pilatesca. Dal 1 aprile la scuola non ha più un protocollo per riaprire a settembre, abbiamo consigliato ai dirigenti scolastici di adottarne uno perché ci sono anche responsabilità penali evidenti, ma qui il problema concreto è che già dal 1 settembre scorso non sono state portate avanti quelle richieste che noi avevamo sottolineato per riaprire con maggiore sicurezza. Quali? Quello non solo di avere un organico aggiuntivo che è stato dimezzato e quest'anno addirittura dimenticato, non rinnovato, ma avere più spazi, avere più aule e fare in modo quindi attraverso questa maggiore sicurezza con gli spazi, attraverso anche un sistema di ventilazione che alle scuole non è stato fornito, di dare quegli strumenti migliori per appunto migliorare gli apprendimenti da una parte, ma per rispondere anche alla diffusione dei contagi. Tutte cose che non sono state fatte, si è scelta la strada dell'obbligo vaccinale. La strada dell'obbligo vaccinale non è stata quella che ha permesso la riapertura delle scuole, perché per riaprirle in sicurezza ci volevano e ci vogliono ancora più spazi, più aule, più organici. Cosa vi aspettate dal nuovo governo dopo le elezioni del 25 settembre? Abbiamo presentato un manifesto in 13 punti, ma è un manifesto dove parliamo anche di soluzioni, parliamo dei problemi, parliamo delle soluzioni e delle linee di intervento. Con questo manifesto, poi un altro sul personale ATA specifico, proprio perché è stato dimenticato in questa legislatura, quindi con questi due manifesti vogliamo aprire un confronto con tutti i candidati alle prossime elezioni politiche, ne faremo già uno con tutti quanti insieme in una tavola rotonda e poi ne faremo altri territoriali, perché vogliamo che di scuola si parli non solo prima delle elezioni ma anche dopo, ma soprattutto si parli per costruire una scuola giusta. Un'ultima domanda, c'è un contratto che voi rivendicate per firmare e sottoscrivere subito, parliamo del 2019-21, ce n'è un altro per gli anni, l'anno corrente fino al 2024. Finora la scuola però è priva di un contratto da oltre 4 anni. Cosa potrebbe accadere in autunno? Ma è veramente ridicolo quello che è successo oggi. È ridicolo perché? Perché per tutti i dipendenti pubblici è stato firmato il contratto 19-21, per il personale scolastico no. Noi eravamo disponibili già a luglio a sederci, siamo andati in Aran e abbiamo chiesto un contratto ponte. Purtroppo non c'è stata la maggioranza nel tavolo per portarla avanti, nonostante l'apertura del governo. A questo punto è evidente che tutti hanno risorse tranne la scuola. Il governo nuovo dovrà mettere in legge di bilancio quelle risorse necessarie per onorare un patto che il governo precedente aveva firmato, era un patto per mettere la scuola al centro del paese, ma senza soldi la scuola è rimasta sola. Lo si è visto nel decreto aiuti bis, quindi per firmare il nuovo contratto ci vogliono risorse aggiuntive che finalmente comincino progressivamente a allineare gli stipendi all'inflazione prima ancora di allinearli alla media europea. Ultimissima, tutti i partiti si sono impegnati perché ciò avvenga, destra, sinistra, in particolare il Partito Democratico ha promesso anche 8 miliardi per allineare gli stipendi. È una cifra che può bastare secondo lei? Allora, ne servono 10 miliardi per allinearli all'inflazione. Ne servono altri 4 nelle more per andare a pagare l'indennità di vacanza contrattuale, per poi arrivare ai livelli europei ne servirebbero a minimo altri 8, quindi stiamo parlando di 25 miliardi che servono alla scuola. Basti pensare, in uno studio uscito oggi in diversa carta stampata, che in Europa negli ultimi 20 anni hanno avuto i dipendenti aumenti del 35% degli stipendi, in Italia sono rimasti fermi, ma sono rimasti fermi soprattutto nella scuola e nel pubblico impiego. Perché? Perché nel privato ci sono stati almeno gli allineamenti all'inflazione, nella scuola si è perso più del 10% del potere del costo di acquisto, del costo della vita. Significa che nella scuola siamo sempre più poveri. Grazie Marcello Pacifico, presidente leader ANIEF. Grazie.